Tutta la magia dell'amore all'interno di una card. Questa è arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te, nuovo video dedicato a San Valentino, l'ultimo per questa stagione. Tutti gli altri li trovate lì su dove c'è la I col pallino. Mi raccomando, andateveli a cercare. Intanto oggi cerchiamo di rendere davvero magico questo San Valentino con una card. Questo è un video speciale però, quindi prima permettetemi di salutare una persona. Questo è un video in collaborazione con la grandissima Nadia Tempest. Ciao Nadia, grazie per questa collaborazione. Ogni anno con Nadia ci concediamo una collaborazione per una festa. Quest'anno è toccata al San Valentino e mi fa davvero davvero piacere condividere questo argomento con lei. Credo tratterà delle 10 figuracce più sonore di San Valentino. Vediamo, andiamo a scoprirlo nel suo video. Chi non conosce Nadia, è inutile ogni presentazione, lei è davvero una star di YouTube. Quindi grazie a maggior ragione per aver voluto collaborare con Arte per te, perché non è da tutti con un canale così grande fare dei video con canali un po' più piccoli, no? E quindi anche questo è un gran merito, ed è un merito che sintetizza un po' l'animo di Nadia, una ragazza fresca, pulita, semplice, che parla nel medesimo modo di argomenti veramente divertenti che accomunano le ragazze di oggi e chi è stato ragazzo qualche anno fa, tipo la sottoscritta. Comunque mi ritrovo molto spesso nelle figuracce che elenca Nadia all'interno delle sue classifiche. Ci siamo passati tutti, ragazzi, si superano. Allora, detto ciò, mando un grande bacio a Nadia, vi consiglio subito dopo aver visto questo video di andare nel suo canale, e intanto vi faccio vedere l'oggettino che faremo oggi. Questa bellissima card, voi direte, ma che cos'è una card così scolorita? Ma ci vuole un po' di magia e l'amore prende colore. Vi state chiedendo come funziona? Lo so! E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare questa magia. Ed ecco l'occorrente per creare la nostra card magica, una colla. Io userò l'attaccatutto, ma va benissimo la Vinavillo, la colla in stick, un paio di forbici, una matita, un bulino e la base per fare le pieghe, quindi la base per tagliare, diciamo così, una base morbida, uno scotch biadesivo, dei pennarelli permanenti, quelli indelebili, quelli con la scritta, per intenderci, permanent, un righello, un foglio di cartoncino bianco, un acetato e una carta a fantasia che richiami appunto il colore di San Valentino. E naturalmente ci servirà anche un cutter. Iniziamo subito. Le carte che ho scelto per la mia card sono queste: una carta abbastanza spessa, un cartoncino a cuori con il rosso, un cartoncino sempre rosso e un cartoncino bianco. Questa qui fa parte di un set della Crelando, quindi la trovate alla Lidl. Come vedete ce ne occorrerà pochissima. Io infatti voglio fare una mini card 10x10. E allora, cosa faccio? Giro la mia card, prendo la matita, punto 10, e poi da quest'altro lato punto 21, quindi 10 più 1, che sarà il margine di rabbocco e di chiusura della nostra card. Ovviamente farò la stessa cosa anche dall'altra parte. Uniamo tutti i punti e ritagliamo. Prendo il mio bulino e faccio la piega mediana, quindi quella che sta in mezzo al biglietto, così definisco tutti gli spazi, così, e la piega superiore, quella al centimetro. Arrivati a questo punto, in uno dei due quadrati, soltanto in uno, segno una sorta di contro quadrato, togliendo un centimetro da ogni lato. Traccio le linee congiungendo le dirimpettaie, col tagliabalza elimino il quadrato in mezzo, ok, in modo da avere questo, il chiudersi della card su se stessa e avere un margine su cui appiccicare il bordo inferiore. A questo punto, col cartoncino bianco, dobbiamo tracciare un quadrato 11x10.
E il centimetro che abbiamo preso in più rispetto a questo lato lo dividiamo, mezzo centimetro lo prendiamo nella parte superiore, qui, mezzo centimetro nella parte inferiore, e la stessa cosa la facciamo anche dall'altra parte. E io unisco le linee per farvele vedere, voi invece ripassatele direttamente col bulino. Ritaglio sulle linee esterne, ripasso col bulino, in modo poi da poter piegare in maniera precisissima. Su questo margine e su questo margine metto un filo di colla, e proprio qui, sia nel margine superiore che sul margine inferiore, attacco la mia card. Perfetto, così, in modo da avere questo con questo taschino in mezzo. A questo punto chiudiamo anche questo margine, ok, e dopo aver unito la parte inferiore saldate anche uno dei margini laterali. Ponete un po' di colla, proprio poca poca, e vi verrà un lavoro pulitissimo. Voilà, a questo punto avremo una card con fondo bianco, un taschino da una parte a doppia sezione e un foro al centro. Adesso ritagliate un secondo cartoncino bianco che sia 9,5 cm x 10,5 cm, in modo che infilandolo all'interno della nostra card, lui scivoli dentro nella parte posteriore della tasca, vedete? Esattamente così, ok? Adesso prendiamo l'acetato e ritagliamo la stessa identica porzione di carta. E vado così. Recupero il quadratino che ho tolto dal centro della card e su di esso disegno un cuore. Piego a metà, perfetto, e ritaglio e creo una sagoma. Prendo il mio cartoncino 9,5 x 10,5 e all'interno riporto il mio cuore. Scrivo, cercando di rimanere il più dritta possibile, quindi segno anche la riga, così, una riga approssimativa, scrivo love con la scrittura che vogliamo, e lo ripasso col pennarello permanente. Coloro di rosso tutto il mio cuore. Questo non c'è bisogno di farlo coi permanenti, posso farlo anche con un colore a spirito qualunque. E contorniamo tutto il nostro cuoricino. Adesso prendo un pezzettino di carta rossa che sia 2 cm x 9,5 cm ed esattamente a metà, seguendo la parte più lunga, traccio una riga con il bulino, quindi faccio una piega, così. Piegare la striscetta di carta. Ora prendo l'acetato e sporco di colla tutta la mia striscetta di carta. Appiccico insieme creando questa sorta di libretto. Quindi foglio di acetato e foglio colorato. Adesso prendo il mio pennarello indelebile nero e ripasso sulla parte nera del cuore, quindi sulla scritta love. Assicuratevi che tutto sia scritto bene anche da questo lato, vedete? E fate asciugare perfettamente. Non sbagliate a questo punto perché sarebbe un peccato. Fate ben bene asciugare tutto. A questo punto la nostra card è pronta per sprigionare tutta la sua magia. Non occorrerà altro che infilare il cartoncino colorato nella parte posteriore della tasca del bigliettino, mentre la parte in acetato nella parte anteriore della tasca. Così. Guardate che forte, facciamo scorrere il nostro biglietto. E ta-da! Oh!
magia, magia. Fatelo quante volte volete, tanto lo so che non vi stancherete mai di fare questo giochino. Guardate che forte. No, vabbè ragazzi, ma non è bellissimo? Sembra una magia davvero, e invece è soltanto un ardimento tecnico. Per questo video io ringrazio il video da cui ho preso ispirazione, che è di Idea of the Day, che è un canale qui su YouTube che l'ha sviluppato in maniera un po' diversa. Io ho modificato semplicemente da quel tutorial il fatto di non chiudere questa parte, perché chiudendo questa parte a me non riusciva il bigliettino. Quindi con i miei accorgimenti, e naturalmente ho cambiato anche il design della carta, quello che è venuto fuori è questo. Ora vi lascio alle foto di questa card magica e noi ci vediamo per il prossimo video. Che sia un magico San Valentino per tutti ragazzi. Ciao. Certo, c'è da mettere in conto che poi la mezz'ora successiva dal momento in cui la regalate, il vostro partner starà a fare così, cercando di capire come funziona, e anche dopo che l'avrà capito, perché non è che ci voglia la scienza infusa, continuerà a fare così perché è troppo bella da vedere questa cosa. Insomma, questo scorrere e colorarsi ha del magico, pur sapendo come si fa la questione. Si possono fare 200.000 soggetti. Spero che il vostro San Valentino sia magico come questa card. Mi raccomando, iscrivetevi sui miei altri due canali, Ombretta e I Due Cuori Una Cappa. Su Ombretta arriverà prestissimo un video divertente per San Valentino, un video tag, e su Due Cuori Una Cappa venite a vedere cosa vi consigliamo da smangiucchiare per una serata romantica insieme a Gabriele. Anche lì ci faremo grosse risate. Non mi rimane che ringraziare e salutare Nadia per questa bellissima collaborazione. Ciao tesoro, e mi raccomando, adesso tutti a casa di Nadia a sorridere con un suo video. Magicamente fate apparire un bel pollice in su tutto colorato sotto questo video e condividete il video sulle vostre pagine Facebook. Bene, grazie se lo farete, grazie anche se non lo farete, anche solo per aver guardato il video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, buon San Valentino, e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!